prevale la cautela in chiusura Wall Street, con il Dow Jones che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,49%. Al contrario, il Nasdaq 100 avanza in maniera frazionale, arrivando a 14.237,81 punti. Shenzhen allunga timidamente il passo dello 0,32% e chiude a 13.455,7 punti. All'insegna della prudenza il bilancio nel vecchio continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Poco mosso Francoforte, che mostra un meno 0,16%, composta Londra, che cresce di un modesto più 0,47%, sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un moderato meno 0,04%. Buona la performance a Milano del comparto immobiliare, che riporta un più 1,37% sul precedente. Brillante rialzo per risanamento, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,10%. Pubblicato il PMI manifatturiero del Giappone, pari a 52,7 punti. È previsto questo pomeriggio sia dalla Germania che dall'Italia l'annuncio dei prezzi al consumo. I mercati sono in attesa del PMI manifatturiero dell'Unione Europea, in previsione ancora stamattina.